Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questo è un video su Vuota la Spesa Action e INS. Sono nata all'INS principalmente perché mi serviva il brodo vegetale che non era per me e poi ovviamente mi si sono attaccate due o tre cose, ma giusto in velocità ho preso tipo l'uva senza semi e del caffè. Allora ho preso, secondo me hanno cambiato marca o pack perché non me li ricordavo più, infatti pensavo di aver sbagliato compatibile, insomma, invece sono per la Nescafè Dolce Gusto ed è la mia. Comunque ho preso le capsule, sono sui 3 euro e qualcosa. Questo è arabica, credo di non averlo mai provato, e poi mi serviva il decaffeinato. Il decaffeinato l'abbiamo già provato e non è male. Non so, ripeto, se hanno cambiato marchio e hanno preso il Serrano o se hanno cambiato pack. Poi a 2,50 euro, sì, 2,49 euro. Kinder Delizio, io vi faccio vedere la confezione perché ce l'ho in frigo. A me queste merendine qua piacciono tenere in frigo. Di solito non le compro, era una vita che non le compravo, però in un momento un po' di crisi. A 1,99 euro ho preso l'Alpro della Protein 50 grammi. Io amo questo latte di soia. È uno degli unici latte di soia che bevo volentieri. Non dico che sono come il latte di mucca, però hanno la stessa corposità, sono proprio gustosi, gustosi, come il latte di mucca. Ed è l'unica soia che riesco a digerire. Era in offerta 1,99 euro, costicchiano, però ragazze vale la pena. Poi a 2,80 euro, se non sbaglio, ho trovato questi biscotti della Croix. Sono dei cookies al cacao belga superiore e con cioccolato. Me li aveva fatti trovare il mio compagno nel pacco di Santa Lucia, se non sbaglio, sì, ancora l'anno scorso, di questi tipi qua, e io li ho trovati anche a questo gusto qua. Costano di più dei classici cookies, ragazze, perché comunque 2,80 euro, sì, mi sa proprio che sono 2,80 euro, dentro ce ne sono 8, quindi capite bene che ce ne sono davvero pochi, ma ragazze sono di una cosa spettacolare. Cominciamo poi con Action. Allora, a niente, perché se non trovo lo scontrino facciamo una mazza. Ok, allora a 3 euro ho preso intanto due agende, sia per me sia per il mio compagno. Queste, c'era blu o nera. Per l'anno prossimo 3 euro mi sembrava un buon prezzo. Spero durino perché fanno un rumore strano, però guardate ragazze, c'è proprio pagina intera. In più hanno il bello, eccolo qua, adesso lo vedete, che qua ci sono tutti i mesi, quindi per esempio se mi serve marzo io direttamente vado su questa paginetta qua di marzo. Fa un cric crack poco amorevole, però ragazze per 3 euro, cioè neanche, non so, neanche dai cinesi. Poi ho preso questo, adesso cominciamo questa agonia, piatto, no, 84 centesimi questo contenitore di plastica, perché voglio metterlo nel frigo per tenere, in questo caso tipo ho le merendine o comunque qualsiasi altra cosa in ordine, impilonata. Adesso ripeto, lo metterò nel frigo e boh, costava una miseria, quindi perché no. Poi a 99 centesimi, se non sbaglio, sì, non a 90 centesimi, deve essere 99 centesimi, forse di più, no, tovagliette di Natale. Ragazzi, costano una miseria, anche perché dentro ce ne sono 4. Sono queste tovagliette qua di plastica, io le ho prese, guardate che meraviglia. Qua dice Let It Snow, ma costavano davvero poco, anche perché un po' per colazione, un po' come centro tavola, un po' anche sotto la macchinetta del caffè, per il prezzo che hanno, super super economiche. Ho preso questi Twix al caramello salato, me ne porto al lavoro, 1,99 euro, dentro ce ne sono 6 pacchettini, quindi devo dire un ottimo prezzo. Action mi dà sempre tanta soddisfazione per fatto di cibo e cavolate. Poi ho preso questo piattino per mettere le candele, ne ho miliardi, ne ho ovunque.
ancora negli scatoloni, ancora messi magari lasciati, abbandonati da mia mamma in varie scatole. Però ragazze, cioè vogliamo andare da Action e non comprare dei piattini strani? Eccolo qua, anche perché hanno una linea tutta etnica, diciamo arabeggiante, e io quando vedo quelle cose lì non capisco più niente. Questo l'ho pagato, chissà, ciotola, piatto in argento 86 centesimi, vabbè insomma, ciotola natalizia, se non sbaglio deve essere questa qui, a 1,77 euro, c'era a forma di stella o a forma di albero, io ho preferito l'albero. Adesso vorrei tirare via non riesco a capire perché bisogna mettere le etichette nelle ciotole, boh. Anche perché ragazze, io ero abituata ad addobbare tutta casa, a fare l'albero di Natale, quest'anno mi sa che me l'attacco al tram, perché ho la casa che è piccolissima e praticamente se volessi fare l'albero di Natale che avevo di là, praticamente dovrei tirare via il divano, quindi non mi sembra che è per niente il caso, quindi quest'anno andrà così. Poi in futuro penserò a un'altra tipologia di casa, diciamo così. Comunque quest'anno va così, e quindi stavo pensando di fare delle decorazioni al centro tavola. Volevo ordinare un alberello piccolino che avevo visto su Amazon, già addobbato con luci e palline, sui 17 euro, deve essere tipo 60 centesimi. Quest'anno mi mancherà l'addobbare casa, attaccherò magari degli adesivi al vetro, farò piuttosto cose così, e quindi sto pensando diversi addobbi da fare anche sulla tavola. Fatemi sapere se anche voi, magari qualcuno di voi ha una casa mignon come la mia, e mi sa consigliare qualche alberello così piccolino dove dare un occhio. Comunque ecco, poi ho preso, cosa vi faccio vedere, a 99 centesimi questi dischetti qua così di legno, 99, no, questo deve essere, devo averlo pagato di più, vediamo un po', forse 1,33 euro mi pare, sì, deve essere 1,33 euro. Ho preso questo riccio qui, guardate che meraviglia, che carino. Io odio quando ci attaccano gli adesivi così sotto, anche perché spesso non si riescono a tirare via in una maniera decente. Io non lo so veramente, odio gli adesivi così. Vabbè, comunque, vedete, eccolo qui. Anche questo costava una stupidata. Poi a 1,99 euro ho già preso dei dolcetti per Natale, perché questi si fanno una fatica terribile a trovarli. Adesso li metto in frigo perché c'è ancora caldo, non mi fido ancora a tenere il cioccolato fuori, perché al pomeriggio arriviamo a 26 gradi, il tempo è matto. Comunque ho preso questi della Oreo Milka e questi qui, che è un cioccolato danese. Ok, poi ho preso questi panini perché sto facendo anche, sto pensando al pianto di Santa Lucia per mia mamma e per il mio compagno. Questi panini qua, vediamo quanto costano, mini burger 95 centesimi all'uno, anche se forse uno me lo terrò io, perché io adoro questi panini qua, schifezze proprio, però non lo so, mi ricordano tanto l'infanzia. Ho preso a 75 centesimi questa limonata l'acqua di rose, al mio compagno non è piaciuta, l'ince quello che è, loro dicono low sugar, quindi poco zuccherato, ma in verità si sa, queste bevande non è che facciano benissimo, infatti c'è l'edulcorante e in più anche lo zucchero. Comunque è gasato, io l'ho amato perché io amo l'acqua di rosa, anche a volte mettevo l'acqua di rosa nei biscotti, oppure facevo il farucca dovrebbe chiamarsi, comunque un dolce indiano strilanchese, e ci aggiungevo l'essenza, l'acqua di rose, quindi io amo l'acqua di rose. A me è piaciuta tantissimo questa bevanda, il mio compagno un po' meno, quindi ne ho presa una sola.
Poi, ragazzi, ho trovato cose che non ho mai visto da nessuna parte. E sto parlando, adesso vi dico anche il prezzo. Questi li ho pagati 1,89 euro ciascuno. E sto parlando dei sapone mani, ragazze, ai Tesori d'Oriente. Ne ho comprati tre, perché due li vado a regalare. E ho preso Byzantium perché c'era solo la profumazione Byzantium. Io non sono amante di questa profumazione, ma questo c'era e volevo assolutamente provarli perché non li ho mai, mai, mai visti. Fatemi sapere se qualcuno di voi li ha visti da qualche parte, perché è la primissima volta. Mi piace un sacco il pack, devo dire. La profumazione, ripeto, non è della mia preferita, ma il pack è una cosa di fantastico. E l'Inci, ragazze, devo dire che è fatto bene. Non contiene cucamide mea, non contiene cucamide dea. Ha un PEG 7 e un PEG 40, 40. Non ha metilazolinone, varie schifezze. In più ha un tetrasodio glutamato di acetato, che di conseguenza non è inquinante. Sì, ha due PEG, il PEG 7 ok, il PEG 40 è un po' altino, ma vabbè, è un sapone per le mani. Devo dire che ce ne sono di peggio, quindi sono rimasta molto contenta. In più a 1,49 euro ho voluto provare, questa volta è la sagra del sapone, questo Chateau Beau Savoine, Savoine de France. Io francese non lo so, sono 500 ml, l'Inci è fatto bene, perché questo, a differenza di quell'altro, non ha neanche un PEG, ed è un detergente mani igienizzante. Sto parlando di questo qua, mi piaceva. Tra le altre c'erano dei saponi con dei quei pack fantastici. C'era una confezione quadrata, tipo un marmetto sbrufoloso. E mi sa che al prossimo giro andrò a comprarlo. E che adesso mi sono riempita di sapone mani ovunque, perché sono stata anche da Tigotà. E secondo voi che cosa ho comprato? Sapone mani. Poi, ragazzi, ho voluto prendere questo, loro lo chiamano tappeto, ma boh, la vedo difficile usare come tappeto. Finta pelliccia 1,99 euro. C'erano di vari colori. Io l'ho preso rosa. Qua c'è tipo effetto pelle, tra virgolette, e qua effetto pelo. Le sono 35 cm extra soft, poliestere, 100% poliestere, made in China. Volevo sapere se si poteva gentilmente lavare. Credo di no. E infatti è altamente vietato lavare anche a mano. Va bene, nessun problema. Infatti non riesco a capire come si fanno a fare questi tappeti. Io lo laverò sicuramente a mano, perché comunque non lavare una cosa che prende polvere mi fa un po' schifo. Ma pensavo di metterlo come centrotavola. Assolutamente. Io amo i centrotavola strani, amo le tovagliette nel centrotavola dove poi ci appoggio sopra varie decorazioni, varie cose come tappeti da mettere sopra, delle candele o qualcosa. Intanto mi sono tutta impelosata il naso. Io adoro queste cavolatine qua, cosa ci volete fare? Poi, ragazzi, ho preso intanto vi faccio vedere 99 centesimi, sì, queste candeline. Mamma, guardate come sono glitterose, c'erano anche argento, ma mi sa che andrò a comprarle per Natale, per fare appunto le decorazioni. A 99 centesimi ho preso anche questo, era il più carino perché Babbo Natale aveva una faccia che mi sembrava un Babbo Natale horror, a dir la verità. E la giostrina a 3,99 euro, invece ho preso per il mio primo, ragazze, il mio primo schiaccianoci. Io sono sempre stata innamorata di questa statuetta qua, perché ero innamorata dello schiaccianoci come balletto, dello schiaccianoci come cartone animato, come tutto quello che riguardava. Mi ricordo che ero fissata, avevo preso anche il DVD di Barbie, lo schiaccianoci. Amavo il balletto dello schiaccianoci, ma proprio anche la musica stessa. Poverino, sta perdendo la parrucca. Va bene, lo incollerò. Era il meno peggio, vabbè, gli darò un colpo di colla. Comunque, ecco qua il mio schiaccianoci super natalizio. Questo proprio devo tenerlo, perché sono super delicati e in giro costano un occhio della testa. Poi, ragazzi, a 5,95 euro ho preso questo vassoio in teak, che utilizzerò appunto per metterci le mie decorazioni, da adesso quelle autunnali, che così le raggruppo, a quelle natalizie.
mi sembrava buono, anche perché a dire la verità poi questo un domani si potrà riciclare come vassoio da colazione a letto, per intenderci, ecco. Bene ragazze, questo è quanto, io intanto vado a mettere via un po' di cosine, vi mando un bacio grande, ci vediamo al prossimo video.